Sono Giovan Battista Brambilla, sono un fotografo e ho avuto l'onore, in quanto giornalista, di scrivere l'introduzione dell'ultimo libro che Tony Patrioli fece qualche anno fa. Bisogna dire che il mondo di Patrioli è un mondo magico, è un mondo ormai lontano da favola mediterranea, che non esiste più. È tutto un mondo che è stato cancellato con l'omologazione, con il mondo superficiale propagandato dalla TV e dal consumismo. Qui siamo praticamente quasi ancora nell'Italia pasoliniana, dove c'era questo incanto spettacolare della semplicità e della bellezza dei ragazzi italiani che per puro divertimento, simpatia col fotografo o narcisismo potevano spogliarsi in piena comodità davanti all'obiettivo in ambientazioni di un'Italia idilliaca, di un'Italia molto da sogno, che però insomma rispecchiava l'immaginario anche omosessuale di quell'epoca. Tony Patrioli è il primo fotografo italiano di nudo maschile che riesce a emergere dopo 100 anni l'invenzione praticamente della foto di nudo gay di Von Gleuden a Taormina, ed è su quella tradizione che, volenti o nolenti, bisogna inquadrare Tony Patrioli. Dal punto di vista storico questa mostra è importantissima perché sono stati recuperati dei negativi, sono stati ripuliti digitalmente, stampati in maniera eccelsa, e l'allestimento è accuratissimo ed è un'occasione per fare una rilettura storica dell'opera di Tony Patrioli e anche della storia della fotografia gay italiana. È un vero miracolo che questo sia potuto accadere in questo momento. Si spera che Tony Patrioli possa fare altri libri come ne faceva in passato e si spera insomma di poter apprezzare ancora di più quest'opera. Io l'opera di Patrioli la conosco benissimo, però qui oggi ho visto tante cose che non avevo mai trovato neanche nei suoi archivi, quindi complimenti all'organizzatore, al gallerista della Photo Wave, perché ha saputo ripescare dall'oblio molti scatti dimenticati, penso addirittura dello stesso Patrioli, che sono sublimi, non c'è nient'altro da dire. Grazie.